Ciao ragazzi, come state oggi? O per me poco fa, chissà quando pubblicherò questa recensione. E come molti di voi mi hanno chiesto tantissime volte, eccomi qui finalmente con Evie di Descendants. Devo ammettere che ho visto Descendants in inglese il giorno in cui è uscito negli Stati Uniti. L'ho trovato davvero molto carino, nonostante tutto. Le canzoni mi hanno decisamente fatto esplodere il cervello, le continuo ad ascoltare a ripetizione ancora adesso. E manca davvero poco l'uscita italiana qui sul nostro Disney Channel. Mi pare che sia l'8 ottobre e quindi mi raccomando, guardatemelo. Evie è un personaggio che adoro. Adoro come si veste, probabilmente molto più di Mo. Le piacciono le scienze, anche a me piacciono le scienze. E quindi Evie è sicuramente, penso, il mio personaggio preferito di The Descendants. Ecco, questa è la versione base della sua bambola, l'ho presa negli Stati Uniti per $19. Tra l'America e qui c'è una differenza sempre di circa 10 euro. Qui invece costa 29 euro. Comunque la scatola è identica a quella dei Mo, versione incoronazione barra ballo che vi ho mostrato. L'unica differenza è che qui in basso c'è scritto Evie, che arriva sempre dalla Isle of the Lost, che qui è l'isola dei perduti, ed è anche una traduzione alquanto corretta. È consigliata dai 6 anni in su, ha come simbolo una corona rotta. Questo perché probabilmente sua madre non è più una regina. Qui, su quella che io chiamo la vetrina della bambola, ci fa già vedere che cosa arriva con lei, che sono queste scarpe veramente carine che poi guarderemo meglio. Questo ciondolo molto carino. E quanto è rimasto dello specchio specchio delle nostre brame, che è semplicemente una scheggia, ma meglio di niente. E nel film è piccolissimo, qui è grande, come la sua faccia, ma whatever. Anche il retro della scatola è identico a quello di Mall, l'unica differenza è che qui possiamo vedere l'attrice che fa Evie, di cui ho già rimosso il nome, che è anche molto brava a cantare e mi piace molto, essere sincera. E qui ci sono due righe, letteralmente, cioè sono proprio due righe, dove ci dice che lei è Evie della Isle of the Lost, daughter of the evil queen, cioè figlia della regina cattiva, more than what's in the mirror, cioè più di quello che vedete nello specchio. Bene, quindi direi di passare all'unboxing. L'unboxing di queste nuove bambole di Hasbro per Disney è veramente facilissimo, ma vi consiglio comunque, per i pezzi di scotch, di avere una forbice. Comunque io preferisco Mo, mentre tu, Elisa, preferisci Evie. Potremmo fare la nostra versione di The Descendants. Che cosa ne pensi? No. Ah, devi sempre rovinare tutto. E quindi ci vediamo dopo il cut. Già. Abbiamo tolto Evie dalla scatola e le versioni basic sembrano essere molto più belle e più dettagliate di quelle del ballo. Già, costano meno e hanno anche più dettagli e più cose come sono nel film, tra virgolette. Comunque lascio la parola a Elisa, ma per la scatola vi consiglio comunque sempre l'aiuto di una forbice. E grazie per avermi ascoltato. Allora, vediamo che cosa arriva con Evie. In prima battuta vi ricordo che non arriva con nessuno stand, quindi userò il mio poi per mostrarvela meglio. Arriva, come ho già detto, con quanto rimane dello specchio delle mie brame, lo specchio magico. E appena lo prenderete in mano noterete che c'è qualcosa di decisamente strano. Sembra molto cheap al tocco e direte, ma che strano. Soprattutto perché è troppo grande per stare in mano alla bambola ed è troppo piccolo per stare in mano a noi. Ho fatto poi, diciamo, una scoperta che se voi fate un po' di pressione qua di lato, il magico specchio si apre. Wow! E dentro c'è un adesivo che è il simbolo di Evie, la corona rotta. Quindi ho pensato che, come poi vedrete nel film, questo specchio potete infilarlo nell'astuccio e metterci poi dentro un bel bigliettino e copiare tutto nelle verifiche. Ecco che cosa serve questo specchietto, almeno se davvero rispetta quello che accade nel film. Quindi portatelo a scuola e copiate the hell out of it, copiate tutto. Già. Poi arriva con le sue scarpe, e anche loro sono molto carine e piene di dettagli. Sono nere ma hanno un pochino di glitter, non so se riuscite a notarli, argentati. E intorno a questi stivaletti, che sembrano anche abbastanza comodi, come potete vedere ha sempre il suo simbolo che è la corona. Poi Hasbro non si è sbattuta a colorare altri pezzi, ma sono stampate molto bene e sono molto facilmente removibili dal retro, come potete vedere. Arriva con la sua collana, che potete tra l'altro trovare in vendita al Disney Store, è identica proprio a quella che lei porta sia qui nella sua bambola sia nel film. Ora le metto i suoi accessori e poi vediamo la bambola più da vicino, non lasciamo la scalza, poverina. Eccoci qua con Evie sul suo stand, che io continuo a chiamare Mall perché ho dei seri problemi di sintassi. Devo ammettere che, come ho già detto, questa bambola mi ha molto colpito positivamente. Al posto di partire dal viso, ho deciso che questa volta, per essere un pochino più originale, partiremo dalla parte bassa della bambola. Che botta di vita, ragazzi, vabbè, in ogni modo.
Indossa le scarpe che già vi avevo mostrato e che ora le ho fatto indossare, è stato molto semplice mettergliele e sono veramente ben fatte. Salendo poi, come avrete notato, lei ha dei collan bianchi con come dei rovi, sono dei collan veri come quelli delle prime Ever After Eye, sono removibili ma state molto attenti quando li rimuovete perché possono strapparsi molto facilmente. Salendo ha poi questa gonna che ha un sacco di cose scritte e di sigle che sinceramente non capisco, che è identica a quella del film, ha anche il suo orlo, quindi è fatta abbastanza bene, non ho niente da dire. Ha questa sua casacca poi che è identica proprio a quella del film, anche sembra lo stesso materiale, un pochino di pelle, ed è molto carina perché... Ecco, stavo per dirvi, state attenti alla collana perché cade molto spesso, è molto facile da perdere. Questo vestito è fatto a due parti, è removibile, ma questa parte del colletto di sopra è di plastica ed è fatta molto bene. E sul retro c'è ovviamente il suo simbolo, quindi direi che il vestito è stato veramente ben pensato e ben realizzato. Il corpo è identico a quello di Mo, la pelle è leggermente più scura e più umana, Mo era molto più chiara, ma il corpo è identico, l'unica differenza è che lei ha questi guantini che sono incorporati, sono dipinti e scolpiti sopra la mano. Sto tornando su e noto, guardate come è fatto bene questa parte del suo giacchino, devo ammettere di essere piacevolmente sorpresa e come al solito state attenti alla sua collana che la perderete alla velocità del suono. Ed ecco il viso di Evie e mi fa un certo effetto perché di solito io inizio sempre con il viso delle bambole, invece questa volta sono andata al contrario per cambiare un po', molto differente rispetto a quello degli attori. È una cosa di cui ci siamo resi conto, ne abbiamo già parlato ed è vero, ma sono molto simili a quelli del cartone che è appena iniziato negli Stati Uniti su Disney Channel. Sappiamo che lei è una grande appassionata di trucco, ha queste sopracciglia molto definite blu perché i suoi capelli sono blu e neri, ha un pochino di blush più scuro qui sulle guance, qui sugli occhi non c'è niente in realtà di molto importante, soltanto un pochino di ombretto rosa scuro qui in alto, insomma non è super truccata, questo rossetto perlato rosa ed è sorridente, mi piace molto la sua espressione, se la guardiamo di lato non assomiglia proprio per nulla all'attrice, è davvero diversa, e ha questi orecchini a forma, come al solito, corona rotta. Questi sono i suoi capelli, ha questa pettinatura che mostra anche diverse volte nel film, vi sconsiglio di smontarla perché non riuscirete mai a rifarla, almeno se siete me, forse voi potreste riuscirci, io no. Abbiamo che lei ha i capelli molto mossi, quindi quando esce dalla scatola sono un pochino un casino, ma nemmeno così tanto, vi dirò, ho visto di peggio e sono molto più scuri rispetto a come sono nel film perché sono neri con qualche striatura blu, come sono per l'appunto nella serie televisiva a cartoni animati. Ecco qui le nostre due amiche vicine, come potete vedere lei è più scura di pelle rispetto a Mo, come vi avevo detto, e la faccia di Mo è anche molto più grande, non so se è perché questa è la versione da ballo e questa è la versione base, comunque penso che prenderò anche la versione base di Mo così da poterle recensire. Sono già uscite delle bambole esclusive sempre di Hasbro, dovreste vederle adesso, che sono esclusive del Disney Store che potete trovare solo lì, ditemi se ne avete una in particolare che vorreste vedere. Come ho già detto, ho apprezzato molto, cosa che non avrei mai creduto, questo film. L'ho anche rivisto con un amico e anche a lui è piaciuto. Quindi voglio sapere assolutamente, il film vi è piaciuto? Avete già acquistato qualche bambola? Quali acquisterete? Andrete al Disney Store? Lo guarderete su Disney Channel l'8 ottobre? Insomma, voglio sapere tutto quello che pensate su Disney Descendants e spero davvero che lo guardiate presto anche voi e che vi piaccia il film tanto quanto è piaciuto a me. Ve lo dico, è molto strano che questo tipo di film mi piacciono, invece questo film mi è piaciuto. E mi piace il modo in cui Hasbro sta sviluppando queste nuove bambole. In ogni modo, ci vediamo il più presto possibile con una nuova recensione e grazie a tutti per seguirmi sempre. Vi voglio bene. We are rotten to the core!